Siamo in località Tavagnacco, alle porte di Udine, e qui riposano oltre 400 caduti della Seconda Guerra Mondiale che provenivano dai domini del Commonwealth. Oltre 300 persone oggi sono confluite qui al cimitero per ricordare il sacrificio di questi ragazzi poco più che diciottenni. Ci si poteva sbizzarrire a guardare i gonfaloni, i gagliardetti, le bandiere di tutte le sigle. Non è più come 20 anni fa, quando qui si radunavano poco più che 10 persone, i militanti del Partito Radicale e la minuscola rappresentanza del mondo ebraico. No, oggi qui ci sono tutti, compresa l'ANPI e soprattutto i sindaci di Udine e Tavagnacco. Sfileremo, cercando di stare un po' in ordine, fino all'inizio della parte con le tombe. I gonfaloni si schiereranno alla destra del monumento guardando, i gagliardetti alla sinistra del monumento. La corona si fermerà dove dico io, dopodiché una volta tutti schierati inizieremo con la cerimonia degli onori ai caduti. Benvenuti e grazie. E così quello che un tempo era un raduno informale è diventata una vera e propria cerimonia, con tutti i presenti invitati ad radunarsi sotto la croce disposta al centro delle lapidi che sono poste in modo simmetrico a file ordinate in questo splendido giardino con l'erba curata maniacalmente. Che celebrano qui con noi oggi il 77° anniversario della liberazione e vogliono rendere omaggio a questi 415 ragazzi caduti e custoditi in questo luogo della memoria. Ed eccoli qui i veri protagonisti della cerimonia, loro, questi ragazzi venuti da lontano e in certi casi da lontanissimo. Oggi il riposo di questi eroi del Commonwealth è un po' disturbato dal vicinissimo centro commerciale e soprattutto dall'adiacente Pontebbana, il cui traffico incessante è appunto uno dei fattori che paradossalmente può favorire l'attenzione nei confronti di questo luogo della memoria. Thank you.
giornata della liberazione, perché non dobbiamo dimenticare il sacrificio dei partigiani, senz'altro, ma anche delle truppe alleate che vennero in Italia e pagarono un prezzo altissimo per liberare il nostro paese dalla dittatura. E infatti era visibile negli occhi delle persone presenti alla cerimonia il senso di riconoscenza per il martirio di questi ragazzi, uomini in divisa che hanno combattuto in una causa giusta oltre 70 anni fa. Alla cerimonia c'è stato spazio anche per una preghiera ebraica. Itkadal velkadash shimeraba. Amen. Bealma divera kirute veyamlik malkute vechayekon uvayimekon uvechayed ekol bet Israel veiru amen. Amen. Bealma dagala uvizman kariv veiru amen. Amen. Yehe shimeraba mevarak lealam uvamech almaya. Ed era proprio giusto così che la cerimonia terminasse col ricordo dei caduti di fede ebraica, perché sono stati loro, gli ebrei di Udine e del Friuli Venezia Giulia, insieme ai radicali, a cominciare questo rito che oggi è diventato appunto popolare.